Quella che sta iniziando per Stefano Scipioni è la quarta stagione con la maglia del Teramo, tutte giocate tra i pro, dove ha debuttato proprio coi colori biancorossi. Il difensore teramano parla così dei primi giorni di preparazione. Stiamo lavorando bene, i nuovi stanno assimilando quello che il mister vuole, quindi dai, stiamo facendo bene e quindi giorno dopo giorno cerchiamo di migliorarci. La condizione ancora non è ottimale, però con il prof stiamo lavorando e quindi speriamo di arrivare al primo appuntamento importante, cioè la Coppa, nelle condizioni migliori. Quindi un giudizio sul gruppo che va creandosi e sui nuovi arrivati. No, il gruppo è un buon gruppo perché i nuovi sono veramente, a parte dei grandissimi giocatori, secondo me sono anche dei bravi ragazzi, quindi poi giovani, quindi il gruppo ci sta. Piano piano sta a noi, tra virgolette, più vecchi a farli integrare bene. Conoscevo Bartolomei, Rigione, che secondo me sono due giocatori molto molto forti. Poi ho conosciuto Alan e anche D'Agostino, che mi hanno impressionato, ma anche gli altri sono molto molto bravi. 28 anni compiuti due giorni fa e una voglia matta di esordire in Serie B. Prima però c'è l'appuntamento di Team K al Bonolis il prossimo 9 agosto contro la vincente di Cittadella Potenza. Ma secondo me stiamo lavorando bene, quindi poi sai, il mister vuole sempre che giochiamo palla, non la buttiamo mai, che attacchiamo gli spazi e corriamo, quindi dobbiamo cercare di acquistare la migliore condizione possibile, il prima possibile, e quindi penso che per il 9 staremo già a buon punto, secondo me 80-90%. E per il 5-6 settembre? Il 5 settembre dobbiamo stare al 100%, perché come lì... Come lo immagini? Niente, lo immagino... Sicuramente sarò molto emozionato, perché giocare in Serie B è veramente qualcosa di, per me personalmente, impensabile, vedendo dove stavo anni fa. Però niente, dai, non ci pensiamo e quindi vedremo, dai.